Mi chiamo Massimo Camurri, ho 49 anni, sono nato a Mirandolo, ho vissuto sempre a Modena. Attualmente mi occupo di formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro e di consulenza aziendale in ambito risorse umane. Il mio percorso universitario è stato abbastanza variegato. Mi sono iscritto in principio a economia, dove mi sono laureato nel 1999 all'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia. Dopodiché ho iniziato a lavorare presso un'associazione datoriale di categoria, nella fattispecie Confindustria, dove ho conosciuto la controparte sindacale. Da lì è scattato un enorme interesse verso il diritto del lavoro, a tal punto che mi sono riscritto nuovamente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, dove mi sono laureato nel 2005 in consulenza del lavoro. Io attualmente ricopro la funzione di formatore in ambito salute e sicurezza sul lavoro e consulente aziendale. Negli ultimi 18 anni ho ricoperto la posizione di direttore del personale in svariate aziende. Sicuramente i sacrifici sono stati tanti, dal punto di vista dello studio sicuramente perché ho conseguito la seconda laurea lavorando e conseguentemente durante l'attività lavorativa, in quanto ci vuole decisamente molta passione e molto interesse per il diritto del lavoro per andare a ricoprire e svolgere la mansione nell'ambito di un dipartimento di risorse umane in azienda. A livello di percorso professionale ho iniziato da prima occupandomi di tutto quello che era l'aspetto amministrativo nell'ambito di un ufficio del personale, dopodiché ho avuto la fortuna di lavorare in aziende organizzate e strutturate e ho potuto ricoprire tutte quante le posizioni sino a quella di vertice di direttore del personale. Mi sono occupato anche di ricerca e selezione e questo è un fattore molto importante, una posizione molto strategica per le aziende, in quanto chi si occupa di ricerca e selezione del personale è fondamentalmente il primo biglietto da visita dell'azienda nei confronti dei candidati. A livello di consiglio mi sento di sottolineare l'importanza della passione in quello che si studia. Sicuramente senza uno studio approfondito del diritto del lavoro non avrei mai potuto ricoprire le posizioni che ho ricoperto. Il driver che mi sento di consigliare a voi futuri studenti è quello comunque di seguire il vostro interesse e la vostra passione verso quello che più vi dà soddisfazione, che più vi suscita interesse. Questo è molto importante anche per permettervi un aggiornamento costante e di rimanere costantemente informati su quelli che sono, nel mio ambito, i nuovi sviluppi normativi nell'ambito del diritto del lavoro.